Buon pomeriggio alle amiche e agli amici di Swim. Siamo ormai arrivati al terzo appuntamento con Book Swim, che è dedicato, è un appuntamento del giovedì dedicato ai libri che si occupano di comunicazione della scienza e di riflessione su come farla anche. Ed è anche l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Noi ci rivedremo poi il 9 di settembre con Nico Bitraelli e Nicola Nosengo per parlare di giornalismo scientifico, ma oggi abbiamo il grande piacere di essere in compagnia di Anna Mezzolesi. Ciao Anna. Ciao. Anna è una firma eccellente del giornalismo scientifico con collaborazioni nazionali e internazionali. Per esempio è collaborata anche con Nature Biotechnology, scrive per il Corriere della Sera, scrive per le Scienze, ha scritto tanti saggi molto belli di comunicazione della scienza che avvicinano il pubblico a temi importanti. E oggi parliamo della seconda edizione di un libro che ha avuto una prima edizione nel 2017, L'uomo creò l'uomo. Quello con la copertina blu è la prima edizione, per capirci, che io ho subito letto con molto piacere. E poi nel 2021, da poco, è uscita la seconda edizione, quella, per non confondervi, con la copertina viola, sui toni del viola, che riscrive non solo, allunga e in un certo senso aggiorna la precedente edizione, ma ripensa, riscrive la storia di CRISPR, una importante innovazione, perché insomma discuteremo poi se invenzione o scoperta, che è valsa a Dauna e Charpentier nel 2020 il premio Nobel per la chimica. E quindi nel frattempo un bel po' di cose sono cambiate e, per esempio, collegandoci a una parte del libro che abbiamo presentato la scorsa volta, cioè Scienza senza maiuscola di Ovadia Turone, in cui si affrontano i dubbi etici di Jennifer Doudna relativi a questa innovazione, vorrei chiedere ad Anna per quale ragione dei dubbi etici, delle preoccupazioni, in un certo senso, hanno fin da subito caratterizzato questa CRISPR. Allora, credo che tutte le volte che si parla di biotecnologie, il primo passaggio da fare sia specificare di quale ambito di applicazione ci stiamo occupando, no? Perché ovviamente un conto è modificare geneticamente delle cellule, dei microrganismi, delle piante, eccetera, un conto è andare a modificare gli embrioni umani, insomma entriamo in un campo etico completamente diverso. I dubbi, il travaglio di Jennifer Doudna riguardavano l'applicazione di CRISPR, dell'editing genomico, agli embrioni umani a scopo riproduttivo, quindi un ambito molto specifico delle applicazioni. Chiaramente aleggiava, insomma, questo timore che qualcuno, arrivavano voci di esperimenti fatti in Cina sugli embrioni, non a scopo riproduttivo, a scopo di ricerca, però si temeva che qualcuno poi avrebbe superato la linea rossa e questi embrioni umani editati, perché appunto si parla di editing genomico più che di ingegneria genetica, ormai sarebbero stati poi trasferiti in utero per avviare una gravidanza e sarebbero quindi nati i primi esseri umani con il DNA modificato prima di nascere. Questo dal punto di vista filosofico, culturale, è sicuramente una linea rossa, qualunque tipo di uno spartiacque, qualunque tipo di filosofia si abbia, qualunque tipo di provenienza culturale si abbia, che si sia più o meno vicini alla bioetica laica o a quella cattolica o ad altri tipi di approcci. Ovviamente per alcuni è più delicato che per altri.
gli scienziati ormai e le scienziate hanno introiettato sicuramente un po' questo quasi riflesso pavloviano che c'è di legare l'utilizzo delle biotecnologie in ambito umano, insomma, ai fantasmi di quell'epoca dolorosa, insomma, che è stato il nazismo. Per cui a me quello che ha molto colpito di Jennifer Doudna quando ha raccontato appunto di aver sognato Hitler in persona, che le chiedeva spiegami come funziona CRISP, per cui lei si è svegliata, insomma, preoccupata, sudando, agitatissima, insomma, dicendo Dio, cosa ho fatto, cosa succederà se qualcuno userà male la mia scoperta invenzione. Io la prima cosa che ho pensato, ma tu guarda che pressione culturale ci deve essere su chi si occupa di biotech e di embriologia, se addirittura, insomma, il fantasma di Hitler arriva nella psiche, insomma, così, insomma, si concretizza in questa maniera. Lei sicuramente è molto interessata alle applicazioni, alle discussioni, al dibattito bioetico, pur non avendo frequentato questo tipo di discipline prima della scoperta e invenzione di CRISPR, però non appena, diciamo, la cosa bella, una delle tante cose belle di CRISPR, secondo me, è che il dibattito ha assolutamente accompagnato la nascita e la crescita di CRISPR, non è arrivato successivamente, per cui sin da subito hanno iniziato, Jennifer principalmente, a organizzare incontri chiusi con altri ricercatori per discutere quali problemi si ponevano, che tipo di approccio si doveva avere per tenere conto di avere un dibattito partecipativo, di non far calare questa invenzione dall'alto su così già bella e pronta in maniera top down. Per cui questo dibattito ha accompagnato e Jennifer Doudna, io la chiamo Jennifer perché ormai insomma è una presenza parte della tua vita, innanzitutto della mia umana vita. E professionale sì. È parte della tua vita umana e professionale, della tua storia di, no, di comunicatrice della scienza. Sì, io leggo tantissimo tutto quello che dice, che scrive, quindi insomma poi alla fine uno poi si affeziona pure, non bisognerebbe, ma insomma è così. E devo dire che lei poi ha maturato dei cambiamenti nella sua posizione, per cui non è più a quel punto lì in cui si sogna Hitler, insomma, no? Ha fatto molti passi avanti. Oggi non la iscriverei più tra gli apocalittici angosciati, la iscriverei al partito dei cautamente ottimisti, cautamente aperturisti. Non a caso, ma questo baricentro del dibattito si sta spostando un po' in tutta la comunità scientifica. Non è un caso che anche le parole che stiamo usando sono diverse. Lì per lì, per esempio, si parlava di editing germinale per riferirsi a questo settore di applicazione dell'editing agli embrioni che poteva avere questo versante, diciamo, applicativo nella riproduzione umana. Oggi nei rapporti dell'Accademia delle Scienze americana non si chiama più editing germinale, ma editing ereditabile. Perché? Per distinguere nettamente, sin dalla parola che si usa, il fatto che i problemi riguardano solo i casi in cui gli embrioni, o principalmente i casi in cui gli embrioni editati vengono trasferiti in utero e quindi danno origine a un essere umano e quindi quel cambiamento potrà essere ereditato. Se non c'è questo passaggio, non è ereditabile perché non sarà ereditato da nessuno. Quindi, c'è uno spostamento. Anche le parole contano, le parole sono importanti, permettimi una citazione. Assolutamente. Mentre CRISPR fa tanti passi avanti, facciamo noi invece un passo indietro. Ma se volessimo spiegare con la chiarezza che ti contraddistingue, che cos'è questa tecnica? A che cosa la potresti paragonare? Come potresti riuscire a farcela capire, così come hai fatto sia nei tuoi libri che nel tuo seguitissimo blog? Allora, intanto questa meraviglia qua,
nel senso che poi a seconda è stato divertente. Qualche giorno fa in un podcast, no, è stato chiesto a Luigi Naldini, uno dei pionieri della terapia genica italiana, cos'è CRISPR, di spiegarlo, e lui ha detto è un RNA. Invece se lo chiedete a me io dico è una proteina. Questo perché in realtà CRISPR è una proteina con una guida di RNA, per cui a seconda di dove si mette l'accento si può raccontare in una maniera o in un'altra. Comunque la proteina, ovviamente questa viola, vedete, ha dei solchi, delle protuberanze, e la magia avviene proprio dentro a questo solco qua, dove praticamente viene alloggiato il DNA, perché CRISPR scandaglia il DNA e lo apre, fino a trovare una corrispondenza con la molecola guida di RNA che appunto ha caricato al suo interno, che è come se fosse un identikit. Quando trova questa corrispondenza, allora si attiva. Nella versione standard, che è quella diciamo più vicina al modello naturale, perché CRISPR è presente come sistema in natura, nei batteri, serve per difendersi dai virus, in questo modello qua taglia. Quindi quando trova una corrispondenza esatta, taglia, e nel punto del taglio poi si può intervenire a inserire diciamo una modificazione genetica che può essere di tanti tipi diversi. E quindi se presente in natura uno direbbe una scoperta, oppure invece? È una scoperta ed è un'invenzione, perché naturalmente per farle funzionare fuori dall'ambiente microbico e comunque per farla diventare uno strumento biotech, naturalmente è stata modificata e continuano a modificarla. La cosa straordinaria di CRISPR è che non è più solo questa cosa qua. Poi magari discuteremo se maschile, femminile, singolare o plurale, ma ormai CRISPR sono tante, sono tante tecnologie, non è più una sola, perché continua a evolversi, continua a fare, a imparare a fare cose diverse. Questo modello di base è stato accessoriato in tante maniere diverse, per cui per esempio la capacità di tagliare, quindi le cosiddette forbici molecolari di CRISPR, possono essere disattivate totalmente o parzialmente. Quindi esistono modelli CRISPR che non tagliano più, per questo a me non piace dire taglia e cuci o taglia e incolla, perché non tutti i CRISPR tagliano, ed è stata utilizzata diciamo come modello di base per metterci degli effettori, quindi degli altri enzimi che fanno altre cose, che quindi sfruttano la capacità di CRISPR di trovare un bersaglio lungo il DNA, per poi fare altro, che vuol dire cancellare una lettera e riscriverla, oppure modificare una targhetta epigenetica, oppure fare anche tante altre cose. Per cui non si era davvero mai visto nelle biotecnologie, lo devo proprio dire, un tool così capace di evolvere, di essere accessoriabile, di avere upgrade successivi. Nuovi modelli CRISPR nasceranno e continueranno ad arrivare, per cui è una tecnologia in grande evoluzione. Questa è la cosa più fantastica. E questa tecnologia in grande evoluzione, tu preferisci chiamarla, per esempio, senza articolo? Discutiamone, quindi maschile, femminile, plurale, singolare, con o senza articolo, perché? Allora, quando io ho iniziato a occuparmene, non era uscito ancora nessun libro, e quindi io mi sono posta il problema di come parlarne, ovviamente. Io devo dire la verità, vado molto a istinto, anche dal punto di vista linguistico, poi però dopo essere andata a istinto mi chiedo, vado a ritroso e dico, ma è difendibile la mia scelta linguistica oppure no? Allora, il mio istinto è stato intanto di far cadere l'articolo, un po' perché leggendo sempre cose in inglese, CRISPR era destinata, almeno nelle mie pagine, a perdere l'articolo, ma un po' anche per una questione, secondo me, ho provato a pensarci, no? Perché un linguista ti dice, sì, vabbè, ma la TAC, la PET, no? Ci metti l'articolo davanti, sì, però le grandi scoperte scientifiche spesso l'articolo non ce l'hanno, oppure i grandi protagonisti della scienza. Curiosity, il robot, non ce l'ha l'articolo. Rosetta, la missione, non ce l'ha l'articolo. Per cui è quasi come dargli uno status un po' di icona, no? Di protagonista e non solo di mero strumento. E quindi, insomma, istintivamente per me è stato
quella la scelta. Sul maschile e sul femminile anche lì c'era molto da discutere, per me essendo una tecnica femminile è chiaro che se lo si chiama il sistema CRISPR allora può diventare tranquillamente maschile. L'acronimo in realtà vuol dire brevi sequenze palindrome raggruppate regolarmente interspaziate, quindi sarebbe plurale, insomma, no? Per cui diciamo che è complicatissimo scegliere come chiamarla e alla fine saranno i parlanti a stabilire quale uso di CRISPR maschile, femminile, singolare o plurale si affermerà. Per ora è abbastanza instabile la situazione, cioè prevale il singolare, ma su maschile e femminile ce la giochiamo. A me piace che sia femminile anche perché, non so, io non sono particolarmente colta dal punto di vista della linguistica, però qualcosina ho letto e quindi so che ci sono degli studi secondo cui associare un concetto al maschile o al femminile ne cambia un po' leggermente la percezione. Per cui, siccome CRISPR ha come caratteristica principale la precisione, no? Il fatto di essere una biotecnologia soft, eccetera, secondo me, insomma, è anche molto versatile, anche molto high tech, perché non vorrei associare alla femminilità caratteristiche troppo desuete, demodé, però insomma, come dire, secondo me è un modo anche per accentuarne certe caratteristiche con un scamotage linguistico. E quindi ho anche interpellato la Crusca, sinceramente, e appunto mi hanno raccontato un po' di casi, mi hanno detto non sapremo come andrà a finire, lo scopriremo vivendo, sinceramente. Certo è una parola abbastanza poco pronunciabile in italiano, e questo diciamo... mentre in inglese, insomma, ci si possono fare un sacco di giochi di parole, no? Perché vuol dire una cosa fresca, croccante, eccetera, e quindi porta a un po' di associazione in italiano, è proprio una parola molto strana, che assomiglia, insomma, un po' al nome di uno snack o a qualcosa di genere. In inglese ormai è un'icona pop al punto tale che è scesa nella cosiddetta memetica, ormai... E c'è tutto un folklore digitale di cui tu parli anche nel tuo libro, e che ha reso CRISPR appunto un po' anche, se vogliamo, anche virale all'interno delle piattaforme social. Come vedi questo fenomeno? Beh, molto divertente perché parte dai ricercatori stessi. Allora, la comunità scientifica di CRISPR è una comunità molto giovane, di frontiera, di gente che sta molto sui social e quindi è anche divertente, brillante, per cui poi si divertono loro stessi, insomma, a giocarci. Questa ondata di folklore digitale su CRISPR era nato perché c'era stata una copertina di una rivista che aveva veramente esagerato con l'enfasi, no? Perché aveva titolato La fine del mondo come la conosciamo, risolverà la fame, le malattie, eccetera, eccetera, troppo, sinceramente, perché nessuna tecnologia da sola può fare tanto. Allora, anziché fare un pensoso editoriale, una pensosa lettera Nature o qualcosa del genere, che cosa hanno fatto i ricercatori? Si sono messi a twittare imprese improbabili da attribuire a CRISPR per sottolineare, per ridere sul fatto, insomma, che non bisogna, come dire, pensare che risolva qualunque cosa. Per cui si sono divertiti, insomma, sfidati tra di loro a chi la diceva più divertente. Ad esempio, non è stata Doudna a scoprire CRISPR, ma è stata CRISPR a scoprire Doudna o cose del genere. E quindi insomma c'è una comunità anche bella da seguire sui social, soprattutto su Twitter sono, ecco. E a questo proposito, per esempio, possiamo anche, cioè, allora, da CRISPR come icona pop si può collegare anche facilmente il discorso del rapporto fra CRISPR, per esempio, e democrazia. Che tu affronti in maniera molto interessante nel tuo libro. In che senso CRISPR, come tu dici, è anche democratica? CRISPR prova ad essere democratica, poi insomma diciamo la storia la giudicheremo insomma alla fine, però ci prova assolutamente, nel senso che
essendo una tecnologia poco costosa e più semplice da usare rispetto alle sue zie di editor genetici come Talen e Zinkfinger, perché esistevano già, diciamo, delle tecnologie per fare editing, ma erano più macchinose, più difficili, alla portata di pochi laboratori, sia per la difficoltà di usarle, sia anche per questioni brevettuali. CRISPR è arrivata poco costosa, più semplice da usare, con una comunità di ricercatori che ha iniziato a condividere in maniera molto aperta o open access i materiali attraverso dei centri come l'AdGene, insomma, che spediscono in tutto il mondo. Ogni tanto pubblicano queste mappe aggiornate di dove spediscono e da dove ricevono, no? Perché poi il ricercatore che fa, come dire, fa evolvere un pochino CRISPR, ne produce una nuova varietà, la manda il materiale al centro, alla GIN, che poi può darlo agli altri. E quindi se si guardano queste mappe di questi traffici, davvero CRISPR è arrivato ovunque, insomma, anche in Iraq, in situazioni... Ma voglio dire, perché... Perché anche un laboratorio accademico standard è in grado di usarla, non ci vuole il super centro, il super tempio della biologia molecolare. Questa è una caratteristica. L'altra caratteristica quindi è di democraticità, se vogliamo. L'altra caratteristica è proprio questa volontà di alcuni dei suoi pionieri, e io devo ribadirlo, soprattutto Jennifer Doudna, che è quella che si espone di più, si spende di più, diciamo, per la discussione pubblica su CRISPR, appunto partecipano, non stanno, insomma, solo chiusi in laboratorio a fare cose, ma sono convinti, insomma, di dover avere un ruolo anche di cittadinanza scientifica, di scambio bidirezionale, multidirezionale con i vari attori. E quindi c'è non tutti, c'è chi è più chiuso, chi è più aperto, eccetera, però comunque rispetto alle tecnologie precedenti, alle biotecnologie precedenti, insomma, se lo si paragona con l'ingegneria genetica, gli OGM, eccetera, eccetera, c'è un atteggiamento decisamente diverso. La contesa brevettuale, che è l'obiezione che mi si potrebbe fare su questo, no? Perché c'è stata una grande contesa brevettuale su... A chi appartiene CRISPR, infatti? Cioè, quello è il discorso, e poi dipende anche, tu dedichi una lunga parte del libro a discutere a chi appartenga in un certo senso questa scoperta, che è chiaramente legata al nome di Doudna e Charpentier, ma ci sono tante altre figure molto importanti. Sì. La faccenda dei brevetti è una storia complicatissima, perché si è ingaggiata questa battaglia tra l'università di Doudna e il Broad Institute, che è il centro dove lavora, diciamo, il ricercatore rivale, insomma, per eccellenza, che è Feng Zhang, per cui i due scienziati, i due ricercatori si sono tenuti diciamo dietro le quinte, però le loro università si sono fronteggiate in maniera molto agguerrita per anni, e ancora, diciamo, non è scritta la parola fine sulla battaglia per questo brevetto fondante, che è quello sulla Cas9, sul modello standard. Però quello che è successo è che nel frattempo, come dicevo, CRISPR si è moltiplicata, sono arrivati tanti tipi di CRISPR diversi in cui non si utilizza questo enzima che è la Cas9, ma si utilizzano altri tipi di Cas naturali oppure ingegnerizzati o fatti evolvere in vitro, insomma. Per cui si ipotizza anche che ci sia una frantumazione del panorama brevettuale, che renderà anche questo, diciamo, minore il rischio di monopolio, perché in realtà nessuno possiederà CRISPR nella sua interezza, nel suo insieme, perché CRISPR è tante cose. Come dicevamo, abbiamo citato Doudna e Feng Zhang, non sono Charpentier, ovviamente. Il panorama dei ricercatori che hanno contribuito a
alla scoperta e poi all'invenzione di CRISPR, quindi alla scoperta nel mondo naturale, poi alla sua reinvenzione per diventare uno strumento biotech, sono tanti, come sempre accade nella scienza. Ci sono ricercatori che avrebbero meritato più diciamo attenzione, più fama, più riconoscimenti quelli che hanno avuto. In tanti, per esempio, sono dei fan di Francisco Mojica, che è ricercatore spagnolo che non solo ha trovato il nome a CRISPR, ma è stato anche, diciamo, probabilmente il primo a capire a cosa serviva in natura. Poi però, diciamo, non ha partecipato alla fase di trasformazione strumento biotech, per cui è rimasto un po' in ombra, ma anche tra gli altri, insomma, quando si diceva arriverà questo Nobel, arriverà, si diceva, ma insomma, darlo solo a tre persone, no, bisognerebbe darlo a più di tre, eccetera. Poi la scelta interessante è stata darlo solo a due, quindi anche quella è un'altra cosa su cui riflettere. Ovviamente quando ci sono tante persone, tanti ricercatori che contribuiscono a un breakthrough, stabilire chi ha fatto cose, quanto è importante il contributo di ciascuno è un'opera difficilissima, insomma, no, a cui si dedicheranno gli storici, vorrei dire. Ovviamente scrivere questa storia a invenzione ancora fresca e con l'evoluzione di questa tecnologia ancora in atto è un'operazione che può avere dei risvolti politici notevoli, insomma, e questo è ciò che è accaduto, perché ciascuno, diciamo, ha cercato di raccontarla a modo suo. In particolar modo Sell ha pubblicato una ricostruzione pubblicata, firmata da un grandissimo nome della genetica statunitense, Eric Lander, il quale sminuiva il contributo di Daphne Charpentier per mettere in luce quello del suo pupillo, che era Feng Zhang. Per cui ci sono state polemiche sul fatto se fosse una, diciamo, una ricostruzione maschilista, insomma, sessista, sicuramente. Polemiche anche i meme della circostanza, anche lì che hanno un po' viaggiato su internet, sì. Anche delle battute molto gustose. Sì, 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 assolutamente. Poi alla fine chi ha inventato veramente CRISPR sono stati i batteri, oppure insomma dire che è stato il Broad Institute a inventarlo è come dire che se bisogna premiare un vaccino stai premiando l'ultimo che ha fatto l'iniezione, non chi l'ha inventato, insomma, eccetera eccetera. Per cui sì, ci sono stati molti meme e cose divertenti. Il mio giudizio in generale è che sono strafelice che abbiano dato il Nobel a Daphne Charpentier, anche se ovviamente ribadisco che tanti hanno dei meriti, perché comunque il lavoro fondamentale, il passaggio, lo step decisivo è stato uno, è stato quel paper su Science del 2012 firmato da loro, e quindi insomma è stato continuamente dappertutto, insomma. Sì, sì, e quindi quello è l'atto di nascita di CRISPR come tecnologia. Poi c'è voluta la bravura, una collaborazione internazionale molto divertente, anche perché una stava negli Stati Uniti, un'altra stava in Svezia, e praticamente lavoravano, un team lavorava quando di là era notte, spediva, e gli altri vedevano quando sorgeva il sole, lavoravano e rispedivano i risultati indietro, per cui si palleggiavano, insomma, con il ciclo sonnoveglia alternato. Per cui c'è voluto sicuramente tanta bravura, un incontro di competenze, di intelligenza e di energia, anche un pizzico di fortuna, perché ovviamente riuscire a uscire su una grossa rivista senza avere un intoppo editoriale che ti rallenta quei 2-3 mesi è quello che poi ti dà la mano per arrivare anche per primo, insomma. Per cui brave e fortunate anche un pochino. Come sempre, immagino. Ultima cosa, Anna. Quindi, che cosa ti incuriosisce di più di questa storia per il futuro? Che cosa praticamente sollecita particolarmente la tua curiosità di giornalista scientifica relativamente a CRISPR, a quello che ci aspetta? Sì, beh, dunque, una delle cose di cui si parla sempre troppo poco sono le applicazioni per la ricerca di base, perché si fanno cose bellissime con CRISPR, si studiano i processi evolutivi, insomma, si studiano come si colorano le ali delle farfalle, che differenza c'è tra come si collegano i neuroni neandertaliani e quelli sapiens, si possono fare delle cose pazzesche, insomma, proprio per il piacere di capire e di conoscere.
Quindi questa è una cosa che mi appassiona molto. Poi naturalmente ci sono i versanti applicativi. Chiaramente gli occhi di tutti sono puntati sulle applicazioni mediche, c'è già stato un primo successo, quindi è arrivato molto velocemente su una paziente afroamericana con anemia falciforme che ha ricevuto il trattamento ormai 2 anni fa e che sta bene, ha ripreso a fare una vita senza i tormenti, diciamo, di questa malattia che invece gliel'aveva resa difficile per tutti i 35 anni precedenti. E questa è stata una bella iniezione di ottimismo, e tanti altri trial sono in corso, e quindi stiamo a vedere quanto impatterà concretamente. Cioè, è una tecnologia che rimarrà per pochi oppure riuscirà a essere per molti. Ecco, uno dei forse il fronte bioetico più importante è quello lì. Come riuscire a far sì che questa innovazione arrivi a beneficiare tante persone, non solo i soliti noti che sono, insomma, i ricchi dei paesi ricchi. Quindi questo mi interessa anche molto vedere come, oltre all'esperimentazione di laboratorio, l'esperimentazione di governance andrà avanti, perché io ho seguito per 20 anni il disastro comunicativo politico di policy sugli OGM, quindi sono molto curiosa di vedere se in questa storia troveremo dei modi diversi per accompagnare un'innovazione a entrare in maniera il più possibile positiva in un contesto, in un ecosistema sociale, culturale. Quindi questo mi appassiona molto. Poi ci sono la grande scommessa è che possa servire, per esempio, a risolvere qualche problema per quanto riguarda l'incrocio tra agricoltura e cambiamenti climatici. Quella è una partita enorme, perché la sfida del secolo sono i cambiamenti climatici, quindi lì chissà se riusciremo, insomma, riuscirà CRISPR a fare qualcosa di importante, ci si sta provando. E altri filoni di ricerca molto molto di frontiera, che, di cui ancora si parla poco, ma penso si parlerà di più in futuro, come gene drive. Lì sì, ci saranno grandissime discussioni da fare, perché insomma sono controversi, ma la posta in gioco è talmente alta che insomma penso che ci appassioneremo, ecco. Benissimo, noi continueremo a seguire la storia. Innanzitutto sul tuo blog ce la racconterai nei tuoi contributi giornalistici, ed è bello questo auspicio di passare dalla democrazia nella ricerca scientifica alla democrazia anche nell'applicazione, al fatto che il beneficio lo possa avere tutta la collettività. Io, Anna, non posso far altro che ringraziarti tantissimo a nome di SWIM, di chi ci ha ascoltato in diretta e di chi lo farà anche in differita. E io vi saluto tutti e ci diamo appuntamento dopo la pausa estiva il 9 settembre con il libro Il giornalismo scientifico di Nico Pitrelli, converserà con Nico Nicola Masengo. Ciao Anna e ciao. Ciao Narita e ciao Swimmers. E ciao.